Silenzio, prego. Allora vorrei presentare. Benvenuti alla festa della Simo. Potete applaudire. Buona festa a tutti. Benvenuti a tutti alla festa della Simone. Allora, abbiamo deciso di non preparare quello che avremmo detto. Vero? Vero. Per lasciare che fosse tutto assolutamente spontaneo. Devo dire che quando ho visto alcuni vostri volti mi sono proprio emozionata perché ci sono persone che hanno finito la scuola diversi anni fa e quindi vedere dopo diversi anni persone con cui si è fatto il percorso mi ha fatto un enorme piacere. E, voglio partire con un ringraziamento a tutti quelli che hanno reso possibile tutto quello che c'è. Prima di tutto Guido, senza il quale non ci sarebbe veramente nulla. E poi ho la fortuna di questi figli che mi aiutano, mi accompagnano, mi sostengono. È una famiglia che veramente mi aiuta e mi sostiene. E quindi ringrazio Iris che grandi sbattimenti, grandi sforzi, grandi energie. E Lorenzo è qua, casa editrice, e poi ringrazio Laila che fa grandi cose per la scuola e ci sta veramente sostenendo anche per la diffusione tantissimo. Lara, new entry. Il super tutor di tutti, quindi questa figura che seguirà tutte le persone, tutti gli studenti, tutti quelli che intraprendono questo viaggio insieme a noi. Massimo c'è? Non è ancora arrivato Massimo. Massimo ci fa i conticini, che sono importanti anche quelli. Arriverà con i suoi bambini a breve. Poi c'è mia mamma che va e viene dalla cucina. Insomma, tutte le persone, c'è Giorgio, non c'è Giorgio ancora, vero? Giorgio che tiene pulito questo ambiente, viene agli orari più impensabili, quando finiamo le cose, la mattina presto, la sera tardi. Insomma, tutte queste persone che con il loro impegno, le loro forze, hanno reso possibile un progetto che sta diventando sempre più grande. Volevamo spendere proprio pochi minuti per svelare qualche cosa della storia, della nostra storia. Tutto iniziò da una frase di Guido, un giorno, vuoi dire tu cosa hai detto? E mi ha detto, ma io voglio lavorare con te, voglio mettere in piedi qualcosa con te, cosa facciamo? E il mio sogno è lavorare insieme a te. Che stasera parleremo dei sogni, della realizzazione dei sogni. Ci siamo dati un tema per questa serata, no? La realizzazione dei sogni. Abbiamo pensato al nostro sogno, il suo primo sogno era facciamo qualsiasi cosa, va bene, facciamo una cosa insieme io e te, mettiamo in piedi qualcosa insieme io e te. E non sapevamo ancora che cosa avremmo fatto insieme. Poi a un certo punto è arrivato l'idea, facciamo questa la scuola, facciamo questo progetto della scuola insieme. Lui me l'ha detto, facciamo la scuola, e io ho risposto? No, no, assolutamente no. Non lo voglio fare, non lo voglio assolutamente fare.
Io sono un grande amante della libertà. Allora c'era questa idea di trovare un modo silenzioso per rivoluzionare delle cose. E questa cosa della naturopatia, perlomeno come l'ha sempre proposta la Katia, è una sorta di creta, no? Una creta immaginaria, cioè il fatto di poter prendere ognuna di queste materie, quindi è una multidisciplina, e ha una sua grande capacità di sintesi, e di poter creare un qualcosa di assolutamente ogni volta nuovo. Quindi non è mai stato un lavoro, cioè era un'opera artistica ogni volta. Cioè la cosa assolutamente incredibile di quello che negli anni, insieme alle fatiche chiaramente, si riusciva a fare, era di poter rivoluzionare ogni volta il sistema. Quindi l'aromaterapia, sì, però se la facciamo così, quest'altra cosa, sì, però se la facciamo così, e la fitoterapia, sì, però inseriamo anche questo, quest'altra cosa, ma era una costruzione di una matrice che rendeva sempre soddisfazione. Quindi non c'era mai frustrazione, ma c'era sempre soddisfazione, perché quello che veniva fuori è sempre stato la creazione di un nostro progetto senza fine. Io l'ho sempre intesa così. Non c'è mai stato un fine economico o un fine di raggiungimento di quanti studenti, piuttosto che... Ma è sempre stato un lavoro come interposto. Quindi è veramente la costruzione di un qualcosa che può essere un progetto artistico. E ce lo siamo portati avanti ogni giorno creandolo, modificandolo, e con un credo che poi diventa fede, nel senso che non abbiamo mai cambiato rotta. Cioè per noi queste cose potevano essere portate in questo modo, e in questo modo le abbiamo sempre portate, fino a che piano piano quello che succedeva intorno era che effettivamente c'era un grande seguito di queste cose, e questa è stata un po' tutta la nostra costruzione. Non è stato un foglio di Excel, quindi non è stata la costruzione, non c'è mai stata, non che c'è impresa anche in questo, però senza quel fine, perlomeno l'obiettivo è sempre stato un altro, insomma, essere un mezzo, insomma, un qualcosa che arrivasse in un altro modo. Io ogni tanto dico che non sto dietro a me stessa, perché è proprio questa la nostra modalità, questo di seguire il cuore, l'ispirazione, questo soffio che da dentro ti dice man mano cosa devi fare, non hai tutto chiaro subito, però ci credi, lo segui, e poi succedono i miracoli, succedono delle cose meravigliose, più grandi di quelle che avremmo potuto magari immaginare, progettare o degli obiettivi che uno avrebbe potuto darsi. E quindi questo aspetto di creatività è quello che ci accompagna ed è anche parte della nostra natura, quindi non ci sentiamo mai costretti in schemi, in obblighi o in cose predeterminate. E voi credo che vi siate accorti, no? Che ogni volta che tornate c'è sempre qualcosa di nuovo, ogni volta c'è una crescita, ogni volta c'è uno sviluppo, ogni volta c'è altro. Ciao. L'altra cosa che ha già detto Guido e mi preme sottolineare è anche ci sono stati sforzi, fatiche, ci sono stati momenti molto complicati, molto faticosi, ma momenti, ecco, momenti che abbiamo attraversato, sono passati, abbiamo superato. E di base c'è come una pace, una, come dire, sappiamo che non siamo i protagonisti del progetto, siamo strumenti
di un qualcosa che ci guida, e questo ci dà quella pace, quella tranquillità, quel, come dire, quel rilassamento che ci permette di essere creativi, perché c'è magari un momento di fatica o di stress, ma dura qualche giorno, ma il sottofondo è un altro. E questa certezza che il progetto non è nostro, ma arriva dal cuore, arriva da dentro, e quindi dobbiamo solo seguire, siamo strumenti in mano a qualcosa di più grande, che guida tutta la barca, e quindi è benissimo così. E credo che questo sia il segreto per realizzare i sogni senza sforzo. La felicità e la salute c'entrano molto con la realizzazione dei sogni, vi ho detto il tema di stasera, quindi stasera sarete invitati a tirar fuori dal cassetto il vostro sogno, e vi inviteremo a questo. E poi ci sono due modi per realizzare i sogni, con lo sforzo e senza sforzo, e qui abbiamo questa libertà di scegliere se realizzare il sogno e se realizzarlo con sforzo o senza sforzo. In salita o in discesa. E questo ha molto a che fare con l'essere troppo protagonisti del sogno o con l'essere semplici strumenti per la realizzazione di qualcosa. Adesso ci piaceva, avevi qualcosa da aggiungere? No. Ci piaceva farvi vedere un brevissimo filmato che riguarda la realizzazione di un sogno. Proprio saranno 13 minuti di filmato, una cosa breve breve, e così magari vi accende qualche cosa che avete nel cassetto, a cui seguirà la presentazione o non la presentazione, ci saranno delle persone che porteranno brevemente la loro esperienza e poi faremo una piccola cerimonia all'aperto. Conoscete Enzo Ferrari? Conoscete Enzo Ferrari? Conoscete tutti Enzo Ferrari? Mamma, trova una seggiolina, qualcosa. Pure Lina è qua, se porti una seggiolina, c'è una sedia lì? Prendi la sedia lì, eh? Mi sentivo anche sul gradino. Ma sì, ma sediti sulla seggiolina. Laila, c'è qualche seggiolina per la mia mamma, una seggiolina per mia mamma Elino, magari hai una per Elino. Funzionare suona bene. Ma il suono non fa una squadra, Enzo. O noi siamo la squadra. Aspetta, aspetta. E io. Vedi qualche meccanico qua in giro? Ah. Sei te il capo meccanico. Metti su la squadra migliore che puoi. Ma bisogna organizzare un ufficio, serve, come minimo serve un'officina, un banco prova. Dove li rimediamo i quattrini? Non ti devi preoccupare dei soldi. I soldi arriveranno. Te vedrai che presto tutti i giornali parleranno di noi. Vedrai te. Speriamo non sulla cronaca nera. Sai che ti dico? Te sei suonato e io sono un pazzo a venirti dietro. Insomma, cosa ti serve per la scuderia? Un progettista? Sì. Ce l'hai? Ce l'ho. Uno stabilimento? Sì. Ce l'hai? Vedi, ce l'ho. Una banca che ci finanzi? Visto che ci siamo. Ce l'hai? E dove ce li ho, capo? Qui. È tutto nella mia testa. Enzo. Eh? È la mia macchina. Ah, sì. Ce l'hai, ce l'hai! Ce l'ho, ce l'ho.
grazie. Sono veramente molto belli. È un piacere, signora. Sono 2 settimane che tento di parlare con suo marito. 2 settimane? E cosa desidera da lui, se posso chiederlo? Voglio strapparlo alla Fiat e portarlo via con me. Lui non lascerà mai Torino. Mi ci faccia parlare. Mi avevano detto che lei era bravo. Ma si sbagliavano. Lei è un genio. Ma alla Fiat il suo talento è sprecato. Fanno solo auto in serie, nessuna innovazione. Queste sono grandi idee. Peccato che non verranno mai realizzate. Io le offro l'opportunità di vedere i suoi sogni diventare realtà. Di costruire motori diversi da tutti quelli fatti finora. Di fabbricare nuovi tipi di ammortizzatori, di freni. Un telaio completamente nuovo. Nuovo! E su quale modello dovrei lavorare? La P3. Ho intenzione di rilevare la squadra corse dell'Alfa Romeo. Non gliela daranno mai. Perché no? Ad ogni modo, devo ammettere che lei si presenta molto bene. Ma mi dispiace, io non prendo un impegno basandomi sulla fiducia. Venga con me a Milano, Vittorio. Francamente, non sono sicuro. Cara. Per l'amor del cielo, Vittorio, ha perfettamente ragione. La Fiat non è il posto giusto per un uomo del tuo talento. Cogli l'occasione per una volta. E poi, in fondo, sarebbe bello cambiare città. Non è così? Caro. Sì. Credo che tu abbia ragione. Perché no? Certo. Una bellissima idea. L'Alfa è davvero una grande azienda. Ma voi dovreste pensare solo a vendere automobili. Non preoccuparvi di gestire un piccolo reparto di auto da corsa. Io avrei intenzione di rilevare tutta la vostra sezione sportiva. Auto, pezzi di ricambio, motori, pneumatici, tutto quanto. E lei ha le risorse per sostenere questo genere di investimento? Francamente, signore, non c'ho una lira. Però ho un progetto. Rendere le vostre auto le più veloci del mondo. Queste sono solo parole, signore, e anche vaghe per giunta. Non c'è una base che sostenga la sua offerta. Non possiamo prendere in considerazione una proposta del genere. Aspettate un momentino, per favore. Li ho conquistati. Non potrebbero essere più entusiasti. Sì, va bene, ma... Non si preoccupi. Fra poco firmiamo il contratto. È fatta. Aspetti lì. Signori, prego. Prego. Queste non sono solo parole, ma fatti. È il mio unico impegno, il mio scopo più grande, la missione della mia vita. Purtroppo ci vogliono delle strutture che lei non ha.
Ma io ce l'ho. Io vi invito a Modena. Venite pure a visitare la mia fabbrica. Perché non ci parla del suo staff? Forse non ci crederete. Ma io ho anche meccanici, tecnici e il miglior progettista sul mercato. È impossibile. Il migliore è Vittorio Iano ed è legato alla Fiat. Lo sappiamo bene. Gli abbiamo fatto più volte delle offerte molto generose, sempre rifiutate. Probabilmente perché nell'offerta non era incluso un sogno. Forse non l'avete ancora capito, signori. Ma i sogni spesso sono contagiosi. Senza idee, qui c'è da fare per anni. Fammi vedere. Ma come si fa a vedere? Ma la squadra comunque c'è di un investimento piuttosto consistente. Signori, vi presento Vittorio Iano. Buongiorno. Buongiorno. Spingerò le vostre auto al massimo. Le preparerò, le modificherò. E quando le mie Alfa vinceranno, perché vinceranno di sicuro, la gente correrà a frotte nei vostri saloni a comprare le auto più veloci del mondo. Parola di Enzo Ferrari. Grazie infinite. Arrivederci. Arrivederci. È arrivato il messaggio? Chiaro, chiaro? Bene. Ora possiamo far parlare qualcuno che ha realizzato un sogno, che sta realizzando un sogno, che ha un progetto, persone che hanno fatto un pezzetto di viaggio con noi. C'è Simone Battista? Non è arrivato ancora? Pasqualina Bisceglie, Pasqua di Bisceglie, quella è la lettera. Poi c'è Lorena, eccola, vuoi venire? Grazie. Buonasera a tutti. Il mio sogno è quello che sta per realizzarsi, sono sicura, perché un pezzettino del mio cammino è già cominciato qui. Sono studente alla fine del primo anno e sono sempre più entusiasta di continuare questa esperienza. La prima volta che ho messo piede in questa scuola mi sono sentita accolta. E questa credo che sia stata la cosa che mi ha fatto capire che quello che era la mia passione, che si stava pian pianino rimestando sempre dentro di me, cioè che stava uscendo fuori, nonostante fosse tanto tempo che tenevo dentro, era il momento. E quindi sono sempre più contenta ogni volta che vengo qui, ogni weekend che passo qui. Per me è veramente un grande regalo che faccio prima di tutto a me stessa e poi proprio per la crescita di questo sogno, proprio perché spero che un domani quello che porto dentro possa essere utile anche agli altri, non solo a me stessa, che le nozioni che imparo, che nel mio piccolo sto già mettendo a frutto, perché con chi mi conosce sono sempre pronta e sempre entusiasta. E questo sogno lo sto trasmettendo a tutti quelli che stanno vicino a me, perché anche in famiglia, parenti, amici mi vedono e quando mi dicono che sono cambiata, è vero, perché il cambiamento non è quello esteriore ma è quello interiore, è proprio il viaggio, il cammino che sto facendo.
perché pian pianino sto guardando sempre più dentro me stessa. E questa è la cosa che mi piace di più, è veramente la cosa che mi dà più soddisfazione ed è un periodo bellissimo per me, da quando veramente ho cominciato, da quando mi sono iscritta, ma dalla sera che sono venuta qui, seduta lì, a sentire la conferenza, ho sentito Katia che raccontava e da lì ho capito che era la strada giusta, cioè l'avevo già capito ma da lì proprio non avevo più alcun dubbio. E spero che continuerò così, nonostante io abbia famiglia, quindi ho un lavoro, grazie a Dio ho anche il lavoro, e nonostante appunto il tempo che magari posso dedicare allo studio è sempre ben concentrato, diciamo, perché passo la giornata al lavoro, vado a prendere mio figlio a scuola, sto dietro a lui, faccio le cose che fanno tutte le mamme, ma poi mi ritaglio del tempo per me stessa, il tempo dello studio è un altro regalo che faccio a me. È proprio così che l'ho presa, è proprio quello che sento dentro, che non mi pesa quando mi dicono ma come fai? Faccio, non è che ci penso, lo faccio, perché l'ho già pensato prima, perché era già tanto tempo che lo pensavo, era già tanto tempo che lo tenevo dentro, perché questa passione forse è nata con me, cioè... E tanti anni fa ho cominciato a leggere per conto mio e poi ho detto perché no, adesso è arrivato il momento e quindi spero che questo momento non finisca più, che questo percorso sia sempre in crescita e io credo che sarà così. A voi. Vieni tu Cinzia. Ok. Capisco benissimo le parole della ragazza in quanto anche io ho vissuto qualcosa di molto simile, scuola a distanza. Io mi sono iscritta alla SIMO in un momento di crisi personale, professionale, non indifferente, perché per colpa di una patologia cronica, insomma la mia vita è stata in qualche modo, mi ha risentito sotto diversi punti di vista e nulla, in crisi quindi con la mia persona ero molto, veramente molto 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 triste, ero stanca, ero davvero tanto giù di morale e professionalmente avevo già il mio studio di massofisioterapia avviato a Bergamo. Ma non mi bastava, principalmente perché ero in crisi con me stessa, quindi ero in crisi con tutto, non stando bene. Secondo, perché non mi bastava più seguire il paziente dal punto di vista puramente anatomico e fisiologico, ma volevo un approccio più empatico, volevo... E è grossa la parola, io non sono una psicologa, quindi non posso dire guardargli dentro, però volevo entrare in empatia, volevo di più quando alla fine di una seduta avevo anche magari un complimento da parte del paziente, ma non c'era empatia, non ero riuscita minimamente a entrargli né nel cuore né nella testa, io non ero soddisfatta. In questo periodo di insoddisfazione ho cominciato attraverso la medicina ayurvedica a capire che il mondo della medicina alternativa era molto ampio. Mi sono interessata di naturopatia, però volevo una scuola che per me fosse non solo qualcosa di personale, un percorso personale, ma anche un percorso professionale. Allora mi sono informata durante tutta l'estate e da lì sono arrivata così chiedendo, spargendo la voce a questa naturopata della SIMO, felice e soddisfatta del suo percorso professionale, la cui mamma aveva fatto la SIMO probabilmente se non 20 anni fa, 18 anni fa, anche lei felice ed appagata e succede questo. Allora io vengo, mi scrivo. E da subito, quindi alla ragazza che ha parlato posso dire che veramente che mi incomincia a metà dell'opera, perché anch'io ho percepito la stessa sua emozione.
Quindi la cosa che la Simo mi ha dato la possibilità di fare è di poter portare in studio, quindi dai miei pazienti, ogni materia che qui imparavo, ma dalla prima vuol dire che già dalla seconda materia, tecniche di... Esatto, io da subito ho portato tutto ed ero felice, cioè inizialmente per un buon 6 mesi probabilmente questi trattamenti li andavo ad omaggiare, no? Perché comunque, voglio dire, ero uno studente, dovevo davvero capire. Poi il paziente era contento, ma io di più quando riuscivo a farglieli, quindi ho portato tutto, un esame dopo l'altro all'interno del mio studio, ogni esame ero pronta a portarlo sul mio paziente. Quindi il responso positivo da parte dei pazienti del mio studio mi ha dato la forza di andare avanti, quindi con sempre più entusiasmo, fin quando, ecco, posso aprire una parentesi fanatica su questa domanda, fanatica. Fanatica perché veramente io posso dire che questa donna mi abbia cambiato la vita, non solo professionalmente, io oggi posso metterla giù un po' dura. Grazie. Oggi, dopo 14 mesi di lavoro, io in prima persona, insieme ad uno staff di medici, tra cui cattedre universitarie, la Katia, che prima o poi ce la farò a tirarla dentro, psicologi, psicoterapeuti specializzati in alimentazione, in, come possiamo dire, comportamenti alimentari compulsivi, abbiamo 2 grandi chef nel progetto, di cui il ristorante 3 Stelle Michelin da Vittorio, uno degli 8 3 stelle Michelin in Italia, e un altro primo chef, insomma queste siamo 13 persone che stanno lavorando, e il corso è uscito il 15 di settembre, lo proporremo online a partire dal primo di ottobre. Scusate se vado di palo in frasca, ma io sono fatta così, quindi non c'è una logica perfetta in quello che dico, io lo dico mentre mi viene questo, che anch'io ho avuto la grande fortuna che ha avuto Katia, di un marito che è stato il primo a propormi, dai, facciamo qualcosa insieme. Anch'io ho detto, ma non se ne parla neanche, con tutto quello che ho da fare, e poi spingi siamo arrivati qua. Siamo arrivati alla Giunta Editori di Firenze, vuol dire che il nostro progetto già in crescita sta... ma non volevo essere proprio pubblicitaria, schifosamente. Si chiama Perdi Peso con Me, e questo programma è un programma che segue sia in studio che online il paziente nella sua perdita di peso, seguendo quello che è il progetto di uno studio Creso, che è uno studio che viene dall'America e è stato portato anche in Italia, adesso lo stanno provando sia a livello ospedaliero che a livello clinico, in quanto prova che il paziente nel suo percorso di dimagrimento, se viene seguito non soltanto dal punto di vista della dieta, quindi viene dopo un mese al controllo, ma dal punto di vista psicoemotivo giornalmente, quindi vuol dire che so che detto così può sembrare, come possiamo dire, soffocante, in realtà poi ogni paziente sceglie quello che è il suo percorso, però il fatto di essere seguito da vicino, che sia quotidianamente oppure più volte la settimana via sms, al telefono, via mail, comunque da una persona o più persone, siamo uno staff che si interessano non soltanto della parte alimentare, quindi come stai mangiando, quale risposta ha il tuo organismo nei confronti di ciò che stai mangiando e del tuo dimagrimento, ma soprattutto di come stai. Quindi ci sono primi, a me è capitato questa mattina, primi check-up dove la persona dopo 1 ora e mezza esce, si è parlato di tutto, ha pianto, ha riso, ha tirato fuori metà della sua vita, e di dieta nemmeno si è parlato, e magari se ne parla 3 mesi dopo, proprio perché prima la persona deve trovare un suo equilibrio. Quindi in questo progetto si è ampliato, perché è partito nello studio mio e nello studio dei miei collaboratori, sono 4 medici, e adesso arriverà online con 111 video di altissima qualità in nutrizione. Siamo stati i primi pazzoidi in Italia ad aver fatto qualcosa di simile, sono quasi 12 ore di materiale in nutrizione,
nutrizione, dove ogni specialista ovviamente ha messo la sua parte, la sua consulenza, per offrire anche un video quotidiano che sia, che fortifichi la persona durante il suo percorso di dimagrimento. Ovviamente c'è una parte puramente scientifica in cui gli viene spiegato cosa deve mangiare, quali integratori devi prendere, abbiamo messo un mondo di fitoterapia, abbiamo messo di tutto, dai fiori di bacca a quelli australiani, proprio per accompagnare la persona in questo percorso, e in tutto ciò c'è una componente psicoemotiva davvero grandissima. E questa componente psicoemotiva viene da questa donna qua. Vuol dire che quando io ho cominciato ero veramente psicologicamente, non mi vergogno di dirlo, mio marito mi ha detto evita di raccontare magari cose del tipo che la tua vita era in brandelli, ma la mia vita lo era. E veramente è stata, mi ricordo e mi ricorderò sempre, al primo esame, quando io ho sentito la sua voce, era l'esame riguardante i fiori di Bach, e lei verbalmente mi ha fatto complimenti sulla mia persona, sull'impegno che ci stavo mettendo, tali da cambiarmi veramente la testa e il cuore. Cioè è stata quell'iniezione di coraggio che io, per colpa della mia patologia, che poi mi aveva penalizzato sotto diversi fronti, avevo veramente perso. Quindi è stata una carica di autostima, di sto facendo la cosa giusta nel momento giusto. Poi non a caso oggi vengo qua, quindi all'alba della realizzazione del mio sogno, e giusto per centrare l'obiettivo ancora una volta si parla proprio di questo, e anche oggi sei riuscita a commuovermi. Quindi davvero io non ti posso, ti ringrazio oggi e ti ringrazierò per tutta la mia vita, a prescindere da come andranno le cose. Il mio impegno sarà sempre grandissimo in ciò che faccio, che il progetto vada vicino, lontano o lontanissimo, ce la metteremo tutta, perché sono assolutamente discepola di Enzo Ferrari, quindi sono un treno umano e ce la metterò sempre tutta, perché un progetto alla fine va per chi si ha la forza di farlo andare, almeno io sostengo così, e ho trovato un gruppo di professionisti che butta giù la porta a testate come faccio io, e quindi sono molto positiva, tant'è che, lo ripeto un'altra volta per darmi un attimo tono, che agli arbori del progetto la Giunti Editori si è accorta di me, del mio progetto, e ha deciso di portarlo, pubblicarlo e portarlo appunto in 182 librerie in tutta Italia. Da fine dell'anno questo progetto sarà distribuito dalla Giunti, quindi è un bel esordio. Niente, a tutti voi che cosa dico? A tutti voi dico, se avete questo sogno, vi darà delle soddisfazioni pazzesche. A me stanno succedendo, parlo degli ultimi due anni, con questo rapporto così vicino al paziente, di avere una, cioè tu carichi loro e loro ti danno un milione di volte tanto. Cioè veramente io a volte uso questa frase, poi so che per la psicosomatica me la tiro, ma me la tiro addosso, non me la tiro, me la tiro addosso. Ho perso il filo del discorso, Katia. No, non lo so, non me lo ricordo più. Allora, dico questo, scusate, adesso ci sono. Per la legge della psicosomatica dico che per quanto abbia avuto lavorativamente, veramente non è retorica, ve lo dico col cuore in mano, per quanto abbia avuto lavorativamente dai miei pazienti nell'ambito naturopatico negli ultimi due anni, se io dovessi morire domani, professionalmente avrei già ricevuto tutto quello che una persona può ricevere dalla vita. Perché è grande, è grande. Quindi ragazzi, qualsiasi sia il vostro sogno, coltivatela, perché veramente è una rinascita pazzesca. Ed è, io dico questo, è davvero, mi sono accorta della differenza tra il campare e vivere. Ho campato fin troppi anni, adesso me la vivo, e viverla è un'altra cosa. E lo auguro a tutti di cuore. E devo veramente riconoscere tutto a questa donnina. Fate il tifo anche voi, perché la voglio nello staff del mio progetto, però è un po' dura lasciarsi andare, quindi mi raccomando.
Grazie a voi. Io non mi accorgo di cosa succede quando faccio tutto raggi, però sono felice di queste esperienze che ci arrivano. C'era qualcun altro che degli studenti? Io ho segnato Simone, però forse non c'è, non lo so. C'è, fa niente, ok. Vi leggo due righe di una studentessa che non ha potuto venire, però ci teneva tanto a portare la sua esperienza, mi ha chiesto leggi per piacere perché vorrei portare questo messaggio. Sarei stata in prima fila per celebrare questo bellissimo anniversario, ma la mia assenza è causata proprio dall'aver studiato alla scuola Simo. Scritto così può suonare strano e quindi partirò dal principio, ma sarò breve. Mi chiamo Amalia Dell'Aquila e ho iniziato gli studi nel 2008 alla Simo. Ho iniziato la scuola a 37 anni e contemporaneamente ho scelto di iniziare a studiare danza medio orientale. Un grande salto nel vuoto e una sfida per chi si sentiva troppo vecchia per studiare e danzare. Ho proseguito gli studi integrando in modo crescente la passione per la danza e quella per le tecniche olistiche, fino a scrivere la tesi finale su danza del ventre e sistema dei chakra. Studiare naturopatia in una scuola prestigiosa come la Simo mi ha permesso di apprendere un metodo, ma mi ha anche consentito di sviluppare una sensibilità profonda e la voglia di continuare a studiare. Soprattutto mi ha dato nuovo slancio e mi ha permesso di danzare. Ognuno con la scuola fa quello, no? Di danzare in un'ottica olistica. Naturopatia e danza non sono stati per me mondi separati, ma mi hanno dato la possibilità di ritagliarmi il mio spazio e poter lavorare unendo i settori che amo di più. Negli anni sono diventata naturopata e insegnante di danza. È nata la mia pagina su Facebook che si chiama Danza Olistica, ma soprattutto è nato il mio metodo che mi permette di danzare e insegnare danza con un approccio olistico che si rifà alle tecniche corporee apprese nella naturopatia vibrazionale. Questa sera si celebrano i 20 anni della scuola e io la celebrerò pensandola con eterno ringraziamento mentre sta danzando in questo momento, mentre starò danzando in uno spettacolo, onorando il metodo che ho imparato negli anni, e tra una danza e l'altra molte colleghe desiderano spesso anche un trattamento di reflessologia o dei fiori di Bach per l'ansia da prestazione. Chi mi conosce sa che sono parca di complimenti e in questo caso sono più che meritati, non riesco a trattenermi. Chi non mi conosce potrà pensarmi sorridendo quando nel corso dei mesi si accorgerà di come questo percorso sia arricchente, stimolante e innovativo. Ho chiesto di poter portare i miei saluti tramite mail perché è un modo per essere presente e per ringraziare pubblicamente quello che la scuola mi ha permesso di fare, credere nelle mie possibilità, non accontentarmi mai, continuare a studiare e migliorare, apprendere un metodo. Ringrazio di cuore Arianna, e la ringraziamo tutti per il lavoro che fa con noi, che ha curato il mio tirocinio, presenza indispensabile. Camilla, che ha curato la mia tesi, e tutti gli insegnanti prestigiosi che si sono alternati negli anni. Iris e Laila, quanti sorrisi e quanta pazienza. Tutti, ma proprio tutti, impossibile elencarli. E infine Katia, che ha permesso al suo sogno, non eravamo d'accordo di parlare del sogno, che ha permesso al suo sogno di diventare realtà anche per tutti noi. Lanciate una lanterna per me, faremo diversamente perché non abbiamo il permesso di lanciare le lanterne, ma faremo ancora di più, una roba ancora più bella, con stima immensa e affetto sincero, Amalia. Ecco, desiderava essere tanto presente. E ora un piccolissimo intervento, abbiamo qui qualche docente, abbiamo Deborah, se vuoi venire, abbiamo Camilla, due parole. Ho qualche cosa dal negozio. Qua si deve sedere Deborah, ma
No, no, va bene così. Ognuno so qua. Mettiti in braccio a me. Mamma e mamma. Oh. Così dicevo, mi scaldo un po' per domani mattina che abbiamo la lezione, comincio. Ah no, volevo dirvi, comincia adesso, facciamo la notturna. Tanto parliamo degli adattogeni domani. Io vi posso parlare più o meno degli ultimi 4 anni, perché nei precedenti 16 ero a fare altre cose. E anche qui non ci eravamo messi d'accordo per niente, ma da quando io sono arrivata in questa scuola ce n'è sempre una nuova. Quindi prima ho fatto il corso di base di fitoterapia e oligoterapia con qualcuno che è lassù, che ha fatto la prima classe con me. E poi quegli insegnamenti sono diventati un libro. E Lorenzo non lo vedo, ma eccolo. E poi è arrivata la specialità di fitoterapia. E poi è arrivato lo streaming. Aiuto! Quindi, come vedete, sono tendenzialmente una persona che fa fatica, no, a mettersi davanti a tutti, e invece la vita continua a farmi fare proprio questo. Va bene? No? Una parte di me, probabilmente quella parte che deve incanalare qualcos'altro, guida, e il sistema nervoso cerca di fare quello che può. Credo che condividiamo questo, almeno quello che mi è sembrato di capire, l'importanza della trasmissione di informazioni importanti sulla salute, perché sempre di più le persone sono interessate, c'è un rapporto diverso tra l'individuo, la natura, l'ambiente, ed è importante che prima, come docenti, va bene, docenti, anch'io, e poi ognuno di noi come naturopata trasferisca queste informazioni all'utente finale, no? Siamo in un momento in cui ci sono tante informazioni, la rete ha aperto veramente, no? Si dice nella tradizione, i libri sono stati aperti, e forse non pensavano alla rete, ma insomma adesso c'è la rete, però sono spesso informazioni superficiali, oppure sono tantissime, e noi prima di tutto, gli studenti, gli utenti finali, fanno fatica a mettere insieme. Quindi quello che secondo me è importante, quello che vorrei sempre di più cercare di fare, è dare una informazione precisa, un'informazione approfondita, e la capacità anche di distinguere e di collegare i saperi, in modo che poi davvero la naturopatia faccia quello che è la sua, porti a termine quello che è secondo me la vocazione della naturopatia, cioè educare. Perché solo con una corretta educazione poi le persone possono scegliere per se stesse. Quindi è quello che, come naturopata e poi come insegnante, ma diciamo come naturopata soprattutto, cerco di fare, di dare degli strumenti ai miei studenti, ma poi soprattutto alle persone. Ecco, io volevo essere brevissima. Però quello che vi volevo dire è proprio che è vero che qui ne succede sempre una, e penso che non sia ancora finita. Aiuto! Ciao, non capisco come mai molti non li conosco, com'è possibile? Com'è possibile, mi domando. Ma qualcuno ha portato amici. Ah, ecco. E mi sono iscritta alla SIMO, mi sembra, nel 98. Ho fatto 3 specializzazioni, cioè una volta che si entra qui, ragazzi, non so come si fa uscire o no, proprio perché ce n'è sempre... chiaramente diventa un'esperienza a 360 gradi fatta su di noi, credo che spalanchi poi le porte a curiosità nuove, a voglia di imparare cose nuove,
Io ho avuto la fortuna di realizzare il sogno di insegnare, che era il mio sogno, ho detto, volevo studiare, io non ce la faccio con questo, scusate, intanto mi sentite, insegno sempre così, no? Ok. Io volevo studiare biologia perché il mio sogno era quello di insegnare. Stavo studiando biologia, a un certo punto, non mi ricordo, mi sono fatta male, non stavo bene, insomma, mi sono avvicinata alla riflessologia, ho studiato riflessologia e poi ho detto, voglio fare di più. Ho aperto un giornale e ho visto la pubblicità della scuola Simo. Volendo scegliere di fare naturopatia, mi sembrava la scuola più impegnativa, più lunga, con più corsi. Essendo una persona un po' a cui piacciono le sfide, ho detto, questa qua è la mia scuola. Così appunto nel 98 mi sono iscritta, forse ancora prima di finire il corso di studi ho iniziato a insegnare qualcosa, ho insegnato tanto, anche di più dopo. E devo dire una cosa che, di cui ringrazio sempre, che questo posto è sempre molto stimolante, perché ogni volta che insegno, a parte che riconosco la fatica che tutti gli studenti fanno nel sabato e la domenica, che sono gli unici giorni in cui possiamo magari riposare, venire qua, memorizzare, apprendere, no? Però dietro c'è il discorso proprio anche di crescita fatto su di noi o su tutta la famiglia, che in qualche modo ci alleggerisce questo lavoro. E ogni volta che vengo a insegnare, per me è come se ricevessi da voi anche un insegnamento, perché ogni volta voi avete mille esperienze, mille cuori, mille emozioni. Per cui, grazie. Riccardo? Eccolo. C'è qua nessuno, eh? Devo camminare. Cosa posso dire? Qui hanno parlato tutti benissimo. Io ho iniziato qui qualche anno fa. Quanti anni fa ho iniziato? Non lo so. Un po', qualche anno fa. E ho iniziato in maniera assolutamente casuale. Ma poiché il caso non esiste, o esiste il caso? Bah, probabilmente era mio destino che accadesse questo. Era mio destino che io potessi condividere una passione, la mia passione per la medicina, la mia passione per il mio lavoro, e potessi imparare da altre persone la passione che anche costoro hanno. Tutte le volte, infatti, io rimango stupito dalla passione dei miei studenti, quali lavorano, hanno una vita assolutamente attiva, e il sabato e la domenica vengono qua. E allora condividiamo questa passione, una passione che è una ricerca della persona ed è una ricerca di un sogno, della realizzazione veramente di un sogno. Ciascuno di noi ha un sogno, è quel desiderio di investire tempo, spazio, energie nella realizzazione di un sogno, che può essere incontrare altra gente, condividere altre esperienze e crescere assieme. Lo scopo è comune. Qual è lo scopo? Qual è lo scopo che ci fa essere qui oggi, in un giorno importante? Oggi è il 26 di... ed è San Damiano e Cosma, santissime, che sono, caso vuole, e non è un caso, chi sono? Due grandi medici, sono nella medicina, e ma che bello, io preparo le cose così con i santi, no, è tutto calcolato. Assolutamente, hanno spostato il santo ad oggi. Verificatelo, è vero che è così. E adesso devo tirare un quarto d'ora e 20 minuti, per cui potrei cantarvi My Way. No, finisco 2 secondi, tanto non ho preparato niente, non sapevo neanche di dover parlare, e quindi il messaggio era bello, era proprio solo questo, cioè spero di poter continuare ancora a trasmettervi la mia passione, imparare, di farvi innamorare
grandezza del nostro essere umano, della nostra, quanto siamo complicati, fantasticamente, stupendamente semplici anche, no? E come noi, con piccole cose, possiamo fare grandissimi interventi, anche con la parola. Ringrazio, devo ringraziare ovviamente, la bacio, ringrazio pubblicamente Katia e bacio Guido. E passo la parola. Katia, un bacio, finito. Adesso Nino? No. Vieni Nino. Nino ci ha incontrati a Scegli di Splendere, che non è la scuola Simo, ma è l'altra realizzazione del mio sogno, che è raccontare tutte le cose che ho nel cuore a pazienti e studenti. E niente, ci siamo incontrati lì. Sì, vero, buonasera a tutti. A proposito del sogno, è vero che io spesse volte ho sognato nella mia vita. Alle volte ho fatto dei sogni impossibili che poi davvero si sono realizzati. Il primo sogno l'ho fatto appena laureato, mi sono laureato in medicina e il mio sogno era fare agopuntura. Però non avevo i soldi perché costava troppo, mio papà già aveva fatto fatica a mantenermi e quindi non potevo chiedere questo, per cui ho dovuto cominciare a lavorare. Ho lavorato per 4 anni, intanto mi sono iscritto alla scuola di geriatria, non la faceva nessuno perché curare i vecchi non li voleva curare nessuno già 30 anni fa, ancora oggi è ancora peggio di prima, e però continuavo a coltivare il sogno di fare agopuntura. Appena finita geriatria ho cominciato ad avere qualche soldino per pagarmi la scuola di agopuntura allora, e facevo agopuntura ma mi rendevo conto che c'era sempre qualcosa di incompleto, mancava sempre qualche cosa. Poi i figli, la famiglia, il lavoro, poi ho fatto cardiologia perché l'altra cosa che mi stava a cuore era conoscere bene il cuore, quindi ho fatto anche quella parte lì, e io lavoro in una struttura pubblica, con gli operatori con i quali lavoravo, chiedevo che cosa avevano bisogno per i loro malati quando li trattavano, e spesse volte cercavo di unire alla medicina allopatica, con la medicina classica, l'agopuntura. Però siccome io ero un partigiano dell'agopuntura, dicevo, porca miseria, è chiaro che funziona, ci metto tutto il mio lì e quindi io voglio che funzioni la cosa. Allora il giudizio lo facevo dare ai miei terapisti. Io lavoro in una struttura a Vimodrone, una struttura di riabilitazione per anziani ma anche per non anziani, una struttura aperta al territorio, 500 posti letto, e abbiamo oltre 50 terapisti, e ho detto ai miei terapisti, io metto gli aghi quando voi mi dite che avete bisogno di fare qualcosa in più che non fa la medicina ufficiale, poi voi li trattate e voi mi dite i risultati, perché sennò io sono sicuro che vedrei il risultato, magari è una mia illusione. E quello mi ha dato il riscontro che l'agopuntura funziona al di là della medicina classica. Ho detto, cavoli, allora ci siamo. Ho mantenuto questo fermento, poi man mano che aumentavo il mio lavoro non avevo il tempo per fare agopuntura, era sempre minore, però mi accorgevo che mi mancava qualche cosa, volevo capire qualche cosa. Fin quando ho incontrato delle mie amiche che avevano fatto la scuola Simo. Parlando con loro, mi hanno trasmesso il loro entusiasmo e mi hanno detto, ma cavoli, ma guarda che tanto Katia mette le robe sul sito, te le vai a vedere, te le giuccioli un pochettino, poi se ti piacciono, bene, se no lascia perdere. E io ho fatto così, mi sono messo lì a smanettare su internet, sulla scuola, e man mano che leggevo dicevo, cavoli che bello, cavoli che bello, cavoli che bello, cavoli che bello, dico, a un certo punto posso andare avanti con i cavoli, devo cominciare a realizzare. E allora ho detto, sì, allora mi piacerebbe iscrivermi alla scuola. Poi ho fatto un esame di realtà, il sogno, iscrivermi alla scuola, l'esame di realtà, dico, ma scusami, una domenica ogni due sei a fare i congressi, poi hai bisogno di seguire la mamma, hai bisogno di... E io ho detto, no, non ce la posso fare una scuola così seria, così impegnativa. E quindi ho detto, però posso fare, tenere un piede dentro, un piede fuori, quello posso farlo. E ho visto che i programmi lo offrivano, per cui ho cominciato a scegliere alcuni corsi monotematici che mi potevano interessare.
Uno di questi è stato i fiori di Bach. E ho fatto questo corso, bellissimo. Ogni volta che tornavo a casa io ero così emozionato che, come se fosse uscito con la fidanzata, capito? Una cosa di questo genere. È un paradosso emotivo. E quindi man mano che finivo il corso io sempre più goduto, ho detto no, ma non può finire così, deve esserci qualche cosa. E poi io ho letto bene, ho detto ma c'è Scegli di Splendere, Scegli di Splendere, è mio, via. E mi sono iscritto, ho fatto iscrivere delle mie amiche, insomma. Ho cercato di far sì che potessi continuare l'aggancio con la scuola. Ho fatto il primo corso di Scegli di Splendere, bellissimo. I soldi più ben spesi della mia vita per questo corso, devo dire, quindi sono contento. E a quel punto un altro sogno mi veniva fuori. Cioè, ma perché io che lavoro in una struttura pubblica, 500 malati, con polipatologie, che vengono trattati con dagli 8 ai 16 farmaci, non posso fare qualcosa per queste persone, che sennò gli, noi pensiamo di curarli ma gli roviniamo il fegato. Ma non abbiamo consapevolezza, perché il medico non ha l'umiltà di capire chi rovina il fegato, pensa di fare il bene. Perché noi siamo schiavi dei protocolli, forse voi non sapete, ma la medicina moderna è schiava dei protocolli. I protocolli seppelliscono la vera medicina. Però se non li facciamo rischiamo di andare in galera. Perché? Perché se non seguiamo i protocolli possiamo essere accusabili dal primo giudice imbecille che ci viene a dire perché non hai seguito il protocollo? E allora seguiamo il protocollo, siamo fedeli al protocollo, ma siamo infedeli al malato. Ma guarda un po', mi ho studiato per seguire il malato, mica il protocollo. Pensate che angoscia questa roba qui. E ho detto, ma un altro mondo è possibile in questo cavolo di istituto? E mi è venuto di dire sì, forse è possibile. Ho cominciato a utilizzare i fiori di Bach su un presupposto. Primo, sicuramente non sono tossici, cominciamo, e quindi io non metto nessuna tossicità all'ammalato. Secondo, è una possibilità in più che do. Terzo, non vado a confliggere con le medicine che si danno classicamente e poi voglio vedere se funziona sul campo, sui malati che hanno polipatologie, perché è semplice andare a curare magari la singola sfrisatura emotiva, la piccola disperazione, forse fa lì, volevo giocare su quel campo. Ho chiesto a dei colleghi se avevano voglia di studiare anche loro un po' di fiori, loro si sono messi a studiare, sono stati anche carini perché in fondo cosa gliene fregava, ma hanno scelto praticamente tutte donne, questo vuol dire che la donna è più illuminata dell'uomo nel riuscire a vedere oltre e hanno cominciato a usare i fiori, per quello che potevano, non hanno fatto la SIMO, attenzione, non hanno fatto la scuola di Cati, che per me è meravigliosa, hanno fatto una di quelle scuole del fine settimana, io mi sono tappato il naso e ho detto, vabbè, cominciate a fare qualche cosa, poi pian piano vedremo, e hanno cominciato a dare i fiori. Cosa accadeva? Che i pazienti stavano meglio, gli infermieri venivano coinvolti nel gruppo ed erano più contenti perché capivano, perché le mie colleghe gli spiegavano il perché davano quel fiore, quest'altro fiore, e quindi loro curavano l'aspetto correlato col fiore di quel malato, e dopo un po' vedevano che effettivamente il paziente rifioriva e allora si sono convertite, per cui in questo momento vivo una condizione ibrida, ma è la mia vita, sono abituato a stare in mezzo ai casini e il casino di che sto vivendo è che ho dei colleghi integralisti, soprattutto quelli che vengono dall'ospedale San Raffaele, dove gli insegnano che deve vivere il protocollo, gli insegnano che vive solo la scienza chimica, biochimica, ma non deve esistere altro, e quindi vengono veramente intruppati. Altri medici invece sono molto più aperti su questo. Tra i medici rigidi ce n'era uno che era disperato perché aveva metà dei suoi pazienti che prendevano psicofarmaci. E dice, ma cavoli, ma perché non prendo tutti questi psicofarmaci? Un giorno mi ha chiamato e mi ha detto, Nino, non si può fare niente per... Io sono un po' stufo di questi psicofarmaci. Dico, guarda, ok, facciamo così. Io comincio a mettere qualche gocciolina. Tu, man mano che senti tu che il paziente sta meglio, gli scali lo psicofarmaco. Bene, lui ha fatto queste cose, non conosceva niente di fiori di Bach, nell'arco di un anno si è dimezzato il numero di psicofarmaci che si usa in quel reparto. E questo era uno dei medici più rigidi, più integralisti, che non voleva sentir parlare di, perché lui seguiva i protocolli. Però disperato, nella disperazione ha trovato un elemento di salvezza. Adesso si arrabbia col personale, se il personale per caso
si dimentica di dare i fiori perché gli arriva dalla caposala il richiamo e va lì e dice: cos'è sta storia? Come se fosse un antibiotico. Questo per dire il livello di consapevolezza. Ma torniamo a noi, perché poi dobbiamo parlare di noi, cosa sta succedendo in questi sogni che si fanno. Quindi un primo sogno, introdurre i fiori di Bach in una struttura pubblica, pubblica. Io ho il Servizio Sanitario Nazionale, viene a farmi i controlli di quello che faccio, io faccio vedere le cartelle cliniche, scriviamo sul foglio delle terapie che noi diamo i fiori di Bach. Per adesso non mi hanno messo in galera, vuol dire che qualcosa funziona, quindi vuol dire che si possono fare, si possono dare in un ambiente pubblico e continuiamo a farlo. Ma non è finita lì, non è finita lì, perché l'eterna mia scontentezza e il sogno che si fanno vicini, dico: ma perché solo i fiori di Bach? Visto che io ho imparato un sacco di cose attraverso Katia, che ha spiegato tante cose, attraverso la Simo, che fa tante cose, dalla riflessoterapia, tutto quello che voi state facendo con la scuola. Ho detto: anch'io vorrei che i miei malati sentissero un po' il sapore di quest'altra medicina. E allora ho cominciato a proporre agli amministratori di inserire, introdurre la scuola di naturopatia nel nostro istituto. Inizialmente sguardi gelidi: cos'è questa roba? Ci faccia capire. Ho detto: ma guarda, non è niente di tossico, non ci sono effetti collaterali. Avete presente una coccoloterapia infinita che stimola l'emergere dell'amore del paziente? Ecco, un paziente che si sente amato, si sente coccolato, sicuramente ha un processo di guarigione maggiore. Questo lo dicono le scuole di psicologia ufficiali, non è che bisogna andare alla Simo, anche le scuole di psicologia dicono queste cose. E ho cominciato a dire: almeno facciamo un progettino, proviamo a vedere se si può. A quel punto, era marzo scorso, ne ho parlato con Katia, ovviamente bisognava che ci presentassimo al nostro istituto per raccontare questa ipotesi di sogno. E allora è venuto Guido. È venuto Guido perché Katia era molto, aveva molte cose da fare, però è venuto Guido, abbiamo parlato con un nostro dirigente amministrativo, il quale era un po', non capisce niente di medicina, non capisce niente di agopuntura, non capisce niente di tutto ciò che può essere la medicina alternativa, però non poteva fare nulla perché, Enzo Ferrari insegna, la carica emotiva che mettavamo io e lui nel parlare, nel comunicare, era tale per cui lui non poteva che balbettare e dire: possiamo vedere se si fa qualche cosa. E poi mi dice: fai un progetto. Perfetto. Allora via internet ci siamo fatti un po' un progetto cucito insieme, abbiamo fatto un progetto come lo sognavamo tutti e tre in realtà, e quel sogno, diventato un progetto su più pagine, è diventato una proposta portata all'amministrazione. Insieme ho messo l'estensione della polispecialistica anche in ambito naturopatico, cioè aprire degli ambulatori pubblici agli ammalati che possano fare, scegliere se fare un trattamento con agopuntura, con riflessoterapia, con shiatsu, quello che loro ritengono, ma davvero, fiori di Bach, aspetti psicologici, tutto quello che loro ritengono possa essere fatto. Ci sono gli operatori pronti a farlo. Quindi voleva dare un'offerta in un ambito pubblico enorme, enorme. E accanto a questo, l'altro mio sogno era quello dei miei pazienti, che poveretti non possono andare loro negli ambulatori. Gli ambulatori vanno bene per i cittadini, per coloro che sono della città e dintorni, ma chi è ammalato? E chi è ammalato, ho pensato, vengono gli studenti, fanno tirocinio con un tutor e hanno modo di sperimentare, di fare studi scientifici, di preparare tesi, di esercitarsi con questi ammalati. E ce ne sono 500 a disposizione. Per cui, se questo progetto va in porto, è tutto pronto, è solo la firma del direttore generale, quindi mi sento di sbilanciarmi, perché tanto vi racconto l'ultimo aneddoto, il tanto è riferito all'ultimo aneddoto. Ieri col mio direttore generale siamo andati, perché
un politico aveva visto una locandina in un paese che si chiama Bascapè, dove c'era scritto naturopatia e riflessologia, un'iniziativa nuova, in incontro ore 16 in biblioteca del comune. E questo lo sbandiera dicendo: queste sì che sono iniziative, non sapendo nulla di quello che stavamo facendo. E dentro di me non era la faccia che sorrideva, era la pancia che sorrideva, perché non bastava il sorriso di una faccia. E ho detto: ci siamo, caro, sei, mi stai venendo a nozze. E ho detto: perfetto, ma questo non voglio sapere neanche chi sono. Io ho qui in mano la scuola migliore che abbiamo in Italia. Ed è su questa scuola, che ha più di 20 anni di esperienza, che possiamo fare la scommessa. E lui mi ha guardato Basilio dicendo: cavoli, già avanti? Ho detto: certo, ma il progetto è tutto pronto. E il sindaco, che sentiva questo dialogo, ha detto: Nino, quando comincerete a fare questo progetto, dimmelo, perché con tutta la giunta comunale noi vi sosterremo dovunque andrete a raccontare quello che state facendo. Anzi, dirò di più, vi daremo una pagina del nostro periodico che mandiamo a tutti i cittadini, così tutti sapranno che cosa sta facendo l'istituto, e noi come comune vi saremo accanto sempre. A questo punto ho guardato negli occhi il direttore generale, ieri alla 1:30 è accaduto questo, e ho detto: caro direttore, è tutto sul suo tavolo, adesso la scelta è sua, è lei che può scegliere se far sì che questo sogno si realizzi oppure no. Perfetto, mi vedete così elegante perché vengo da un convegno che oggi era all'Hotel Michelangelo, e accanto a me c'era il direttore generale, che sottovoce mi ha detto: quando finisce questa cosa, dopo dobbiamo parlare bene anche di quella che abbiamo visto ieri insieme col comune, eccetera. Ecco, questo vuol dire che se non ha firmato, perché oggi è sabato, non poteva firmare, ieri era venerdì alla 1:30, poi i dirigenti, poi al venerdì pomeriggio non li vediamo più ovviamente, ma credo che da lunedì in poi quel foglio prima o poi la firma l'avrà, con tutto il sogno che penso si realizzerà. Grazie. Grazie a Nino che ci ha portato tutta questa meraviglia. Adesso si mangia. Adesso facciamo una piccola cerimonia fuori. Vi invito, abbiamo dei foglietti sul tavolo, vi invitiamo a scrivere il vostro sogno. Non bisogna pensarlo, non ci vuole tempo, la prima cosa che vi arriva veloce, sintetico, immediato, quello sicuramente è quello giusto, scrivete due righe e poi andiamo a bruciare fuori nel braciere questo messaggio che mandiamo all'universo. Io vi leggo quello mio e quello di Guido, che sarà il primo bigliettino che infileremo nel braciere. Una rivoluzione silenziosa che coinvolga sempre più persone e che porti sempre più salute, luce e gioia. Okay.